Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Minecraft Vanilla. Allora ragazzuoli, ho finito il pollo, infatti me ne sto andando a prendere un altro pochettino. Buonasera a voi, fate sempre un casino incredibile. E poi ho farmato del quarzo e mi manca la clay, è solo che quella non ho ancora fatto tempo a farmarla, quindi per ora rimarrà là. E tra l'altro credo sia arrivato il momento di fare una cosa molto importante. Signori, vi lascerò la porta libera, siete liberi di andare dove volete. Bravo, compi i tuoi primi passi. Bene, detto ciò, spargiamo un po' di uova in giro. Oh, ciao, ne sono spawnati due. E andiamocene verso la nostra villona, che deve ancora essere finita e deve crescere in tutta la sua magnificenza. Eccoci qua. Andiamo a mettere gli ultimi pezzi qui sotto. Tra l'altro, ora che ci penso, nei commenti mi avete scritto di provare ad utilizzare i bomb block. Quindi è arrivato il momento di andare al nostro mob grinder, voilà, rubare i bomb block che stanno in questa cesta e portarli di sotto verso la nostra villa. Poi non ho ben capito come volevate usarli questi bomb block. Questo è quarzo, quindi non sono questi sicuramente. Se in questa direzione, che non è che mi ispirino molto, oppure in questa, che comunque diciamo il blocco è bianco, però è un bianco leggermente più sporco e crea anche queste striature nere tra un blocco e l'altro. Quindi questa potrebbe essere un'opzione, altrimenti questa potrebbe essere l'altra, ovvero un bomb block messo da una parte e un bomb block messo dall'altra. Questa sarà la numero 2, mentre quella di prima sarà la numero 1. E poi votate nei commenti quella che preferite. E devo dire che questo effetto un po' piastrellato non mi dispiace. Bene, poi per il retro direi che, beh, molto semplicemente qui andrei a chiudere in questo modo. E poi ragazzi, dobbiamo alzarci. Il pavimento lo terrei a questo livello, quindi il blocco sopra. Quindi questo qua sarà il nostro pavimento. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Questo è il pavimento. Andrei a fare anche una specie di cornice. Oh, segniamoci un attimo la linea del pavimento, altrimenti poi mi perdo. Vediamo un attimo da distante come potrebbe essere il tutto. Andiamo sul nostro solito alberello. Voilà. Ah, devo dire che secondo me può starci un corpo così alto. Quindi non resta che ora finirlo. È tempo di fargli prendere forma. Chiaramente di uno non mi basta la clay. Veramente imbarazzante come cosa. Bene, almeno col quarzo siamo riusciti a chiudere l'ultimo finestrone, che poi gli manca comunque quello. Però dettagli: piccola dormitina tattica, bollettino rinforzante e let's go. E andiamo a mettere i vetri. E anche qui sarebbe un attimo da valutare se farli di 3 oppure di 2. Quindi andiamo sempre lontano e vediamo un po'. Allora, da 2 secondo me ci potrebbe stare, però da 3 secondo me è l'altezza giusta, anche perché questa cosa qui non mi fa impazzire, lo devo ammettere. Quindi direi di fare il vetro a terra, e con questi 6 blocchi che abbiamo recuperato posso andare a fare anche l'ultima parte. Dannazione a me, ci ho messo il vetro. Chiaramente uno non può neanche prendere la legna in pace, che ci sono loro, i nostri amici pillager. Allora, dov'è il vostro comandante, che non sto vedendo lo stendardo? Eccolo lì. Guarda che carino che è. Certo, mi stanno anche facendo fuori perché giustamente non ho l'armatura e... Ok, andiamocene prima di rischiare. Mangiamo e torniamo a distruggerli. Guarda lì come sgambettano, piccolini. Ok, mi sono rifucillato. Sono pronto a combattere. Ingrati. Tu te ne sei andato. Ora vediamo di non cadere nel burrone più totale. Mi sono appena chiuso dentro. Ok, piccolo volatina. Questo è andato. Ora tocca a te, bello mio. Oh là. E infine te. Ah, ma ce n'è un altro qui sotto. Vabbè, è caduto di danno da caduto. È morto da danno da caduto. Sì, sono dislessico, scusate. E ora non rimane che il capitano. Capitano che l'ho perso. Dove cavolo è finito? Capitano? Capitano? Presidente? Presidente? Vabbè ragazzi, l'abbiamo disperso. Non ho la più pallida idea di dove sia finito. Vabbè, torniamo a spaccare legna. Bene, oggi che è un nuovo giorno, è tempo di iniziare le mura. E voilà, anzi vi dirò di più. Lo facciamo ogni 1, 2, 3, 4. Al quinto mettiamo il pilastrino di legno. Perfetto, ora che li ho messi tutti e 5, dobbiamo andare un attimo a rivedere lo spazio tra questi, dato che ovviamente i 5 non vanno bene.
Va bene, l'unica soluzione penso sia lasciarne da due qui in mezzo, che così siamo a posto. Ora non mi resta che tirarli su tutti quanti e poi andare a mettere gli stone brick esattamente in mezzo tra loro. Bene, e la legna l'abbiamo messa tutta quanta. E ora procediamo con gli stone brick, che dobbiamo un attimo vedere come metterli, dato che qui volevo mettere comunque delle fence. Mi andrei a fare un attimino tutto il bordo con gli stone brick, così capiamo anche poi dove poter posizionare le nostre fence. Ad esempio questo qua va sotto, qui. Questo qui lo farei un attimino in questo modo, anzi facciamo 2-2. Qui non abbiamo problemi, qui direi di seguire anche l'andamento del terreno che è a nostro favore. Qui sempre 2-2 e qui infine a scaletta, e ora non mi resta che riempire il tutto. Facciamo un piccolo passaggio anche con le fence in questo modo. Ora non so se fare anche così, che gli dà un po' di continuità. Magari scrivetemelo nei commenti se preferite così oppure senza, perché poi qui sulle scale verrebbe una cosa del genere. Allora, poi direi di mettere sopra il legno delle lantern. In questo modo illuminiamo anche un po' il tutto, così almeno la nostra villozza, oltre ad avere le lantern sotto la siepe, ha le lantern anche qui intorno, e sarà comunque un punto ben illuminato, così lo possiamo vedere anche da lontano. Voilà, finite! E ora ragazzi non mi resta che aspettare gli stone brick. Nel mentre ragazzi che finisce di cuocersi la mia fantastica pietra, stavo pensando che anche qui dovremmo andare a fare, diciamo, la nostra finestra che scende. Quindi beh, qui dovremmo metterci la finestrona. Sì, l'aiuola mi sa che sarà un problema. Perché l'ho messa qui? Perché tra l'altro ho fatto il pezzo in fuori e quindi sono un po' scemo. Queste le devo spostare uno più avanti, e anche le slab. Oh là, finalmente ragazzuoli abbiamo finito tutto quanto il nostro muro. Era anche ora, dopo un paio di ore, direi che abbiamo finito anche per oggi. Quindi ragazzi, con la villa alle nostre spalle e finalmente con il muro di contenimento che gli dà quel tocco in più che ci serviva, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!